E ricordo che siamo naturalmente Radio 3 Suite ed è una serata dedicata quasi per intero, con l'eccezione naturalmente delle storie alla radio e delle invenzioni a due voci, a Lou Reed, al concerto che sentiremo fra poco in diretta dal Malibran di Venezia. Nella prima parte, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto ora, avremo le 13 variazioni su Edgar Allan Poe, che è un, viene poi in realtà da uno spettacolo concepito assieme a Bob Wilson per il Thalia Theater di Amburgo. E nella seconda parte, questo sarà molto interessante da sentire, Metal Machine Music in una trascrizione, non so se possiamo usare questo termine. Sì, credo sia proprio una trascrizione, infatti poi quando magari Franco Fabri aveva raggiunto la postazione, visto che appunto era finito l'incontro con Lou Reed, magari chiederemo a lui di sapere qualcosa di più, perché sì, insomma, immagino si sarà trattato comunque di orchestrare una serie di suoni, quindi dar loro innanzitutto una, come dire, una veste anche grafica di note, ecco, no? Cioè farli diventare note questi suoni e poi presumibilmente procedere a una sorta di orchestrazione. È interessante Metal Machine Music, è interessante proprio nell'interesse che pone sul suono, l'ha sottolineato anche prima Lou Reed, e poi ha chiusato alla fine dicendo però io vengo da un'altra parte, io sono soltanto un chitarrista di rock and roll. Lo diceva anche in Take a Walk on a Wild Side, Me I play in a rock and roll band, cioè questa è un po' la sua carta d'identità. È interessante perché forse è l'aspetto migliore del rock, cioè certo rock è stato capace di porre l'attenzione estrema, forte, proprio sul suono. E quindi pochissimi accordi, le canzoni di Lou Reed fondamentalmente sono costruite su due, massimo tre accordi, insomma, non Vicious, Sweet Jane sono praticamente identiche come giro d'accordi, che è quello più consueto, no? Primo, quarto e quinto grado, Re, La, Sol, insomma, sì, per capirci, quindi le cose che tutti quanti imparano a suonare subito sulla chitarra. Però l'attenzione forte appunto è sul suono, ed è un tipo di attitudine questa che successivamente verrà ripresa da tutta un'altra corrente rock. Pensiamo da un lato a gruppi come Nirvana, ma forse più ancora a gruppi come i Sonic Youth, che sembrano per certi versi riprendere il discorso da dove i Velvet Underground l'avevano lasciato. Va detto che tutto sommato anche grosse band come U2, che sono probabilmente il gruppo rock più di successo nel mondo, beh, anche loro in maniera un po' più commerciale, diciamo, però anche loro lavorano fondamentalmente sullo stesso concetto, no? Pochissimi accordi, ma una forte presenza del suono, anche tellurico proprio, non da parte della batteria. Un altro gruppo, a mio avviso uno dei migliori nella scena rock contemporanea, gli olandesi o misti olandesi X, lavorano praticamente allo stesso modo, fino a portare al parossismo la materia musicale. Materia musicale di per sé è povera, scarna, essenziale, assolutamente essenziale, una batteria suonata, nel caso poi di Velvet, suonata con approssimazione, ma lo stesso Lou Reed non era quel che si dice un virtuoso dello strumento, un virtuoso della chitarra, no? Quello probabilmente più preparato era John Cale, che aveva avuto una educazione classica, suonava il pianoforte, suonava il violino, lo ha anche dimostrato in lavori molto curiosi e molto interessanti come Church of Anthrax, per esempio, no? Lavori laterali rispetto alla... Ecco, poi l'altro aspetto interessante è che probabilmente in virtù del tipo di costruzione poetica, quasi mitologica, fatta da Andy Warhol, il rock diventa arte, no? Uh-huh. Cioè si emancipa dal, anche se appunto poi dice no, è soltanto rock and roll, sì, è soltanto rock and roll, ma di fatto viene un po' reso fatto artistico, un po' come tutte quante le cose che Warhol toccava, insomma, no? Dalle riprese infinite dell'Empire State Building o di Persone che dormivano o altro, film invedibili, nel senso che duravano ore e ore interi, insomma, però
Poi lì c'era la fissità dell'immagine che come unica cosa ti dava la percezione del tempo, cioè l'unica cosa che vedevi in realtà era il tempo che tu trascorrevi di fronte allo schermo. Questo in un certo senso era anche un po' la valenza musicale di alcune di queste operazioni, certo. Dove non era assolutamente importante il giro armonico, l'accordo. Certo. Il testo poi spesso era, soprattutto Lurid è particolarmente bravo in questo, dispone di una voce straordinaria, ma il testo era ridotto a un melologo strascicato, certo. E appena accennato. Infatti è una voce che non modula bene, no? Un modo di modulare quasi interno, per cui è molto difficile. Questo lo fanno in molti, lo faceva anche Billy Holiday su tutt'altro versante, però, certo. No? È difficile trascrivere, per esempio, il modo di cantare di Lou Reed, così come era difficile o forse impossibile trascrivere quello di Billy Holiday, perché era pieno di micro variazioni, di cose veramente curiose. E io direi forse, sento strani annunci nel sottofondo che ci dovrebbero dire che Franco Fabbri è di nuovo con noi, almeno così mi auguro. Ma sì, buonasera. Buonasera Franco. Ecco, forse varrebbe la pena anche di parlare dei Zeitkratzer, che sono poi gli autentici coprotagonisti di questa serata, no? È anche uno dei gruppi più interessanti della scena contemporanea. Prima dicevamo una formazione piuttosto poderosa, abbiamo sassofoni, tromba, tuba, tutti gli archi, dal contrabbasso al violino, partendo dai bassi arrivando agli altri, pianoforte, fisarmonica, percussioni elettroniche varie. È curiosa, no Franco, questa accoppiata di Lou Reed con i Zeitkratzer? È curiosa in un certo senso perché appunto Lou Reed, ce l'ho confermato alla fine della nostra conversazione, è si considera tuttora un chitarrista di rock and roll, cosa che è abbastanza comune, devo dire, a molti musicisti, anche diversi da Lou Reed come impianto, che sono arrivati ad avere le loro musiche presentate in teatri anche d'opera come questo dove siamo questa sera, ma che tengono a precisare che il loro legame è con il rock da cui vengono. Mi ricordo, forse l'ho anche citato una volta per gli ascoltatori di Radio 3 Suite, un altro musicista è considerato da molti assai più raffinato di Lou Reed come chitarrista rock, che è Robert Fripp, dei King Crimson, fondatore dei King Crimson, il quale, nonostante faccia una musica estremamente articolata e che rivela influenze soprattutto la musica di Bartok, ma da molti compositori del Novecento e delle avanguardie, però ci tiene a dire che lui tutto sommato fa heavy metal per adulti. Mi ricordo una volta che è capitato che siamo andati alla Scala assieme. Nell'intervallo di una sua tournée c'era il concerto per violino di Berg suonato dalla Mullova, e poco prima che iniziassero le prime note del concerto di Berg, Fripp si è chinato verso di me e mi ha bisbigliato: "This is a much more refined kind of music." Questa è una musica molto più raffinata. Molto più raffinata, sì. Quindi c'è sempre comunque la rivendicazione delle origini e il tentativo di mantenere una distanza. Peraltro, invece, esistono ormai, e Pino ce ne potrebbe raccontare le gesta, ma certamente anche tu, Massimo, dei gruppi, degli ensemble che invece frequentano più spesso le sale da concerto, che si sono dedicati anche a trascrizioni, perché questa è tutto sommato una trascrizione, anche se una trascrizione non dalla carta ma dal nastro magnetico.